Però non facciamo la tragedia, adesso sta diventando un'aspettativa incredibile, chissà cosa dirà questo che adesso. Devi Vabbè, no, narrare, devo, sì. appunto. E in realtà, appunto, ho preso un libro in biblioteca in una maniera molto semplice, vedete c'è anche l'ex libris qua. E a un certo punto, qualche mese fa, ho sentito che è venuto a mancare questo poeta, che era uno che, si, come dire, ho sentito il nome, ma che in realtà non conoscevo, per cui ho detto, ma chissà cosa fa, e mi è piaciuto tantissimo, e ho fatto esattamente come diceva Candelaria, cioè l'ho letto e l'ho mandato, ho mandato un messaggio vocale, sentite questa cosa, e questa cosa un po' ha circolato, e tra l'altro mi sembra molto anche adatta a questo contesto di immersione nella natura. L'autore si chiama Giuliano Scabia e il libro si chiama Il poeta albero. È un libro, adesso la parte che vi leggo io, giusto appunto, no, perché è il prologo, ma in realtà il libro all'interno è illustrato e molte delle poesie sono, come dire, accompagnate da illustrazioni. Naturalmente poi c'è una trascrizione a stampa perché è illeggibile questo. Scusate, zanzara. È natura. E natura anche lei, sì, il fatto di. In realtà Candelaria aveva detto, aveva mandato in giro, portatevi l'autan, me lo sono dimenticato. Va bene, Non è tanto. naturale, ma Ma aiuta, sì, infatti. Allora dice così. Camminando, si sentono i piedi della poesia. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Quattro. Uno, uno, due, tre, quattro. Ballando si sentono ancora meglio. Quando il camminante incontra altri camminanti nei sentieri dentro i boschi, dentro le città o dentro il corpo, li ascolta nel suono dei piedi. Per sentire la poesia. Solo dal suono dei piedi si riconosce la poesia. I poeti camminanti vanno in giro per ascoltare il suono dei piedi o stanno fermi come alberi. Camminano anche perché vogliosi di suonare i piedi della poesia. Ci sono poeti camminanti che vanno in giro cercando di non farsi vedere per meglio sentire. Le bestie camminanti. Sentono subito i poeti camminanti come, ad esempio, una volta Orfeo. Le bestie camminanti non sono il pubblico della poesia, ma la poesia. I piedi della poesia in origine erano bestie, piante, insetti, rumori del cielo e della terra, poi nomi. Gli occhi, attraverso cui l'amore dice la poesia, servono per guardare gli alberi e le bestie che formano l'anima. Le bestie dell'anima sono la poesia. Nel bosco dell'anima, gli animali che sono parti dell'anima cantano da soli o insieme. Si fanno festa o si rattristano. Quello è il paesaggio della poesia. È da lui che la poesia viene su. La poesia che viene da fuori fa da nutrimento al bosco dell'anima e alle sue bestie. Prima di tutto viene l'accorgersi e stare a disposizione del linguaggio, aspettando che le signorine muse si mettano a ballare, facciano sentire i piedi, proprio come i calciatori e l'arbitro alla folla, o i cavalli delle corse, o i pim pum pam pom dei concerti notturni, che quando però così tanti decibel assordiscono le muse e le spaventano. Lei, la poesia, è il bambino che vede per la prima volta e cerca di scolpire nel suono l'immagine delle cose che sente e vede, disegnandole con la voce. Questa è la sua magia, è la poesia. Le parole così neonate sono animali sonori che lui mette in vita. Con i nomi così soffiati lui anima il mondo. Stando fermi invece si è alberi e si sente il battere della terra. Sia il rumore dei passi camminanti, sia i terremoti, o bombe, o motociclette, o i piedi della signora morte. Poi c'è il vento, che fa suonare i rami e le foglie,
vengono gli insetti e gli uccelli, mentre l'albero cresce. Anche l'albero è un poeta, camminante, in senso verticale.